Ultime notizie di mercato della Juventus, sale il prezzo di De Ligt, Ken, decisione presa. Calciomercato Juventus Ken, rinnovo in vista tra Ken e la Juventus. Il giovane attaccante italiano, decisivo anche sabato scorso nel 2-1 inflitto al Milan, è da tempo alla ricerca di un prolungamento del contratto. Così, se fino a pochi mesi fa il suo futuro sembrava lontano dai bianconeri, a suon di gol, 5 nelle ultime 6 gare di campionato, e buone prestazioni, il giovane attaccante sembra essersi guadagnato la riconferma. In scadenza nel 2020, Ken potrebbe firmare un nuovo accordo per 4 stagioni a circa 2 milioni di ingaggio all'anno. Dopo il ritorno dei quarti di Champions League contro l'Ajax, riporta la Gazzetta dello Sport, il DT. Fabio Paratici incontrerà Mino Raiola per discutere del rinnovo. La stella italiana, che piace in patria, Milan su tutte, e all'estero, Ajax tra le altre, è destinata a splendere con i colori bianconeri. Calciomercato Juventus De Ligt, cresce il prezzo del cartellino di Matthijs De Ligt, gioiello dell'Ajax seguito anche dalla Juventus. Secondo quanto riportato dalla Parisienne, il club olandese potrebbe arrivare a chiedere fino a 100 milioni di euro per il centrale classe 1999. Si fa dunque sempre più concreta l'ipotesi di un'asta estiva per il giovane difensore, grande obiettivo di mercato anche di Barcellona e PSG. La Juventus è avvertita. Calciomercato Juventus Zaniolo Ndombele, non solo Ramsey. Oltre al gallese, primo rinforzo della prossima stagione arrivato dall'Arsenal a parametro zero, la Juventus cerca un secondo colpo a centrocampo. In questo caso non si tratterà di un affare low cost ma di un grande investimento economico e i nomi sul tavolo, al momento sono 2, Nicolò Zaniolo e Tanguy Ndombele. Come infatti riporta Tutto Sport sembra sempre più profilarsi una sfida tra il giovane talento della Roma e il francese del Lione. Per il transalpino Paratici sta tenendo i contatti più vivi che mai, ma deve fare attenzione alla forte concorrenza della Premier League e soprattutto deve fare i conti con le richieste del presidente Aulas. L'azzurro è invece uno dei punti fermi dei giallorossi, che sono al lavoro per il rinnovo. Senza conquista alla Champions League potrebbe però essere più complesso riuscire a trattenerlo.